Questa qui è una data che ricorda l'attentato che ho avuto in Afghanistan, dove ho perso 6 colleghi. Di notte si continua a dormire 2 ore a notte, con qualche farmaco devo raggiungere il sonno. L'udito questo qua l'ho perso del 95%, quindi non sento più. Sono stato circa un anno in Afghanistan. Kabul era diversa dagli altri teatri perché la popolazione la vedeva molto fiduciosa nei nostri confronti. La sensazione che ho avuto quando ho visto per televisione che era stata la conquista, come dicono, dei talebani, mi ha fatto molto male. Vedevano che la popolazione era con noi, quindi cercava sempre di ostacolarci con attentati. Erano persone molto povere. Vedendo loro in televisione, la sensazione è completamente diversa. Perché in televisione vedo persone intelligenti, come già impugnano l'arma col dito sul castello e vedo che non hanno il dito sul grilletto, come si muovono, come guardano con quegli occhi nella telecamera. Cioè, lì al comando, come vediamo oggi in televisione, non sono i talebani che noi combattavamo sulle montagne. Era l'uscita dell'aeroporto, dove la zona calda in questo momento. E appena siamo usciti, un'auto parcheggiata sulla destra, c'era un suicida all'interno, si è fatta esplodere. E al passaggio il primo mezzo è saltato in aria completamente, noi in parte, e deceduto Ralla, che era al mio fianco. È caduto e me lo sono ritrovato in braccio io, solamente la parte di sotto. Preferisco non dire particolari, molto crudi. La notte ho cominciato ad avere incubi, quando camminavo per strada vedo ancora la scarpa, vedo le gambe dei colleghi, vedo in scene normali, ritorno a Kabul con la testa. Lavorativamente mi è cambiato che ho continuato a fare l'istruttore, ho fatto l'istruttore per qualche annetto, poi stando sotto cura psichiatrica il ministero ha preferito di mettermi in congedo e a passarmi nei ruoli civili, sempre facendo parte del Ministero di Difesa. Ci tornerei in Afghanistan. Da vedere la strada che ho fatto dell'attentato, lo so che è strano, però chissà, forse per esorcizzare qualcosa. Mi sono fatto delle filo spinato, 6, sono dedicate ai miei colleghi deceduti. Ho avuto uno sfogo nel disegno e ho iniziato a tatuare, mi è andata bene. E ora nel tempo libero lo continuo così. Ne è valsa la pena stare lì 20 anni. Quanti sorrisi hanno dato a bambini, alla popolazione e al futuro dell'Afghanistan con il loro sacrificio. Quanta felicità hanno dato. Dopo che è successo questo avvenimento, molti mi chiedono come se io poi vivessi là, non sapendo che alla fine mi fa male a me vedere queste scene. Mi fa ricordare la notte. Queste cose, mia moglie sta sempre a dire spegni il telefonino, basta guardare queste cose, però è inevitabile, ormai è dentro di me. C'è delusione, sì, perché secondo me si doveva andare via dall'Afghanistan gradualmente, man mano facendo ristabilire lo stato afghano.